scarpe fluffy, sì, dette anche teddy bear, ed ecco qua Elvis Presley. Brava. Grazie. 17:39. Attenzione, perché adesso la Vane è carica. Quando sono arrivata oggi in radio, era lì che si ritagliava le pagine di Focus con una gioia. Perché Focus ha tutta una sezione che si chiama domande e risposte. Ok. Che sono domande che non ti verrebbe mai in mente di farti o di fare. Figuriamoci sapere le risposte. Però una volta che qualcuno le fa e tu leggi, certo, le domande, dici vabbè, a sto punto voglio sapere le risposte. Certo. Ma per garantirmi l'effetto sorpresa che potresti avere tu, non le ho lette prima neanch'io. Così le scopriamo insieme. Funziona. Si chiama cialtronismo mascherato, io lo adoro. Allora, prima domanda: quanto costa la borsa più piccola del mondo? E quanto è piccola? È appena visibile a occhio nudo. No, vabbè. Ma sai che in sul volo Roma-Tokyo c'erano due ragazzi in fila davanti a me? Sì. Che erano evidentemente degli influencer, perché erano acchittatissimi proprio, cioè una roba, un ammasso di cose che secondo me vanno di brutte, sì, che vanno messe, ma anche molto carichi, gran colpi di sole, e uno aveva al collo una borsina piccolissima. Allora, ne parlavamo con Diego l'altro giorno quando tu non c'eri, che ho fatto l'elenco di tutte le borse che vanno di più, e la borsina piccolissima da collo o da polso va di brutto. Ma questa è ancora più piccola, perché misura 657x222x700 micrometri. Vabbè. Cioè, se non la vedi a occhio nudo, non la vedi a occhio nudo. Comunque è stata venduta alla cifra di 58.000 euro. Vabbè, ma cioè incluso nel perché prezzo. Poi tu dici è qui, non la vedi? È qui, dammi i soldi, ma è qui? È qui? No, è qui. Perché incluso nel prezzo c'era anche un microscopio per riuscire a guardarla. Quindi è un po' un affare. Microscopio e borsina. Vabbè. Non c'è anche un piccolo appendiborse da attaccare al muro per appendercela, perché non so, ho una scatola molto grossa in cui metterla. È in resina traslucida. Vabbè, allora. Quanto dura l'effetto delle ferie? Poco. 7 settimane. Ma fisicamente, cioè se tu controlli i tuoi parametri vitali quando sei in vacanza, per cui in una condizione di relax, e poi li monitori, quegli effetti lì durano almeno 7 settimane. Mentalmente non è detto. Mentalmente secondo me molto meno, ma fisicamente di più. Poi, vado avanti? Allora, perché la voce cambia quando piangiamo? Quando? Piangiamo. Non ho capito la domanda. Perché la voce cambia quando piangiamo? Vabbè, perché c'è una contrazione della gola? Perché quando scoppiamo a piangere, il nostro corpo entra in uno stato di allerta. Certo. Il pianto infatti induce l'organismo a sentirsi in pericolo e quindi ad attivare il sistema nervoso simpatico, che innesca la risposta di lotta o fuga. I muscoli si contraggono per essere pronti a scattare. Oh mamma, anche la laringe si contrae, quindi ti viene una voce così. Sì. Quanti... Anche quando ridi, però, Sì. Beh. Aspetta, vedi. cambia. Un po' sì. Quanti litri di saliva produciamo quotidianamente? Allora, fammi vedere la quantità di saliva. Proviamo a indovinare. Vai. Allora, io intanto leggo, Quanto dite voi? Io dico un litro, dai. Tu, Fra? Poco meno. Sì, una bottiglia da 75. Sì. 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 Con oscillazioni però, che complessive, certo, che vanno da 1 a 2 litri. Ulla. A seconda delle condizioni fisiologiche individuali e del contesto. Quindi vabbè, ok. Di fronte a una pietanza gustosa ne produci di più. Ok. Vado avanti? Vabbè, ancora una. Uno. Quanto durano gli abbracci nello sport? Questa è una ricerca che è stata condotta dall'Università di Dundee, che ha preso in analisi registrazioni delle finali olimpiche di 21 sport per un totale di 188 abbracci tra atleti provenienti da 32 nazioni. 8 secondi? No. Fra? 20. No. 3. 3 secondi. No, 3 è 1, 2, 3. 3. Via. Basta. Se volete dopo ne ho altre,
Se è piaciuta. Chiedo al pubblico. È piaciuta, ragazzi? 347 342 5220.